Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti nel mio canale. Allora, fa caldo. Vi dico che fa veramente tanto, tanto, tanto caldo. Quindi, per renderci le cose semplici, faremo un po' di The Lost totalmente a caso. Prendiamo tutto, vediamo se è una ranna che ci può dire qualcosa. Abbiamo uno speed up, quantomeno abbiamo uno speed up. Avrei preferito un tears up, ma non si può aver tutto nella vita, no? Tu esplodi, quindi se tu potessi cortesemente, bravo, portarti dietro tutti bombe. Va bene solo se dentro una di quelle poi ci trovo smorrocca. What the hell? E allora fai quel cavolo che ti pare. Questo coso mi sparerà. Allora, lì prima c'era una stanza, sì, ok, si è scambiata quella stanza con quella dove ho trovato l'item room. Wow. Quindi, esatto, non usciremo mai. Mi servirebbe un po' di danno, tipo. Avrei sperato, cioè avrei preferito la Smorrock, ma non è che posso. Tu ti avvicinerai finché sono sulle rocce, giusto? Esatto, è così che funziona. Abbiamo un danno passivo, troviamo ogni odd leaf e cerchiamo di arrivare alla fine. Tipo. E va bene allora. Ciao. Questo allunga gli effetti di stato, se non erro, se non mi ricordo malissimissimo. Quindi se io avessi qualcosa che avvelena, qualcosa che dà fuoco, qualcosa che è, durerebbe di più. Giusto? O è quello che dà... No, questo è quello... No, no, no. Questo è quello che dà una piccola possibilità... Ci piace. Che dà una piccola possibilità... Che il consumabile che usi, tipo carta o è, venga ridroppato a terra. Una volta usato. Forse anche con le pillole vale, non lo so. Sarebbe bruttissimo saperlo, effettivamente. Vabbè, tu muori. Allora, uno dei due è quello che droppa cuori. E uno dei due è quello che c'ha un sacco d'HP. No, uno dei due è quello che ridroppa. Ecco, che è quello. Ma sei uno stronzo. Mamma mia, se sei stronzo. Pensavo di prenderti. Presa adesso. Esatto, vedete. È ridroppato a terra la stessa carta. Sai che ho la tua. Ho la tua lingua. E la so usare meglio di te. Danno. No, o no? Ah no, solo tears up.
Sapete che fa questo? Esatto. Adesso cerchiamo magari di non perderla sta run, visto il potenziale. Questo è ottimo. Una spara sempre dritta, non mi ricordo. Sì, una spara sempre dritta, ok. Servirebbe... Merda, no, non morire. Te lo proibisco. Te lo proibisco di morire in una stanza del genere. Dammi danno. Ti odio. Oh, anche se mi volessi da un... No, non lo so. Danno, sì. Ottimo. Ancora batterie, no. Non intendo avvalermi del dado, sì. Ancora. Qui è culo, eh. Eh sì, eh. Ma quello è morto. Però mi serve il danno, eh. Cioè fate quello che vi pare. Non c'è niente che mi può interessare lì. Vediamo se per caso è di qua. Adesso sì, ci può essere qualcosa che mi può interessare e quindi mi tocca. Ah, ma so dov'è il boss? Ok. Non credevo. Però c'è un altro item. Giusto? Che non è qui. Allora, vediamo un attimo. Sappiamo che di là c'è lo shop e ci andiamo subito. Magari troviamo un'attiva discreta, non so. Allora, troviamo questa che non so che fa. Questa che invece so che fa. E non è niente male. Quindi cerchiamo la seconda stanza segreta. La seconda stanza degli oggetti. Che sarà di qua. Ipotizzo. Preferisco. Reroll enemies. Va bene. Almeno non rischio di. Quindi andiamo dal boss. Subito, subito. Danno, danno, danno. Bravo, danno. Ci piace. 5, già 5. Oh, il fratello. Ok, danno ancora? No. Tears up e basta. Shot speedrun non ci interessa, ma Tier Zap è ottimo, perché è un bel meno 6. Se non siamo al cap, poco ci manca. Questo non rappresenta un problema, questo sì, quindi lo eviteremo. Continuo a non vedere Tinted Rock. Capisco se è un mio problema di cecità momentanea. Non so che fanno ste mosche, non so che fanno ste mosche. Sono quelle di The Ash, di Ash.
Ma io ci vado, ma giusto per vedere se... No, ma muori pure tranquillamente da solo. No, mi pare che... Però potrei scendere senza fare... No, non mi conviene mai nella vita proprio. O manco qua c'è. La scatolina no, non mi interessa. Secondo voi dove l'hanno messa la stanza degli oggetti? Cosa interessante? Forse. Ah, The World, ok. Sì, ci piace. Veramente non c'era niente. Già mamma? No, The Fallen. Questo mi incula di solito. Dimmi che non c'è Krampus. No, e lo preferisco. Va bene. Niente no delif però, eh. Quindi sì, ok, arriviamo lontano, ma... Adesso avrei di gran lunga preferito ci fosse stopwatch e invece no. Scudo. Ah, c'era una tinted, porca troia, l'ho vista dopo, porca puttana, vabbè. Boh, proviamo di qua. Abbiamo pochissimo danno, veramente infimo. Riuscire a accumulare un sacco di mosche. Boh, giù. Qua non c'è niente.
anche perché in questa conformazione non faremo mai Ash, ma mai nella vita, proprio mai. Non dado, non dado, non dado. E allora dado. Cercando disperatamente Tinted Rock. Non è particolarmente complesso, però insomma. Coin. Capire qua i Tinted Rock come trovo. Non le trovo. Comunque non mi sembra di vederne, quindi. Ah, pure Curse of the Maze, perfetto. Certo, se lì ci fosse un oggetto della vita, ma non c'è, no. Merda di gallo. Non troviamo niente. Era interessante. Si sappiamo che era qua il boss, ok? Lo sospettavamo comunque. Ma quello è totalmente inutile. Qua c'è Mamsart, ok. Perché ho fatto ciò? No, non era abbastanza veloce. Oh, pensavo girasse nell'altro verso. Che sono un coglione. Porca troia. È un peccato. Saremmo morti da Ash, perché non avevamo danno. Cioè, non avevamo danno, non eravamo gappi, quindi saremmo morti. Cioè, me l'aspettavo. Non avevamo neanche 9 tentativi, in sostanza. Però, dai, la partita era bella. Partita bella, mi scoccia un po'. Mi scoccia essere morto così alla fine del cuore, oltretutto. Ho preso quel danno che non ci voleva effettivamente, cioè l'ho preso proprio da stupido. Perché lo sono andato a cercare io, però vabbè. E niente, è stata una partita più o meno rapida, così carico finalmente un video veloce per inizio settimana, per iniziare in scioltezza. E niente ragazzi, grazie di aver visto il video, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.